ricordiamo nel decennale della scomparsa Alda Merini, come vedete la galleria è piena di documentazioni su di lei, foto, e ci sono delle opere bellissime, c'è addirittura un corto in quella TV lì, un corto fatto appositamente per la grande Alda, un cortometraggio molto bello. E presentavo il libro, Alda Merini e mia madre. Le faremo un po' di domande, intanto comincio con la mia. Una poetessa, una donna straordinaria, una donna di polso, le sue massime si leggono ovunque, fa riflettere, fa pensare soprattutto oggi, che fortunatamente la figura della donna è un po' più sdoganata, dico un po' perché c'è ancora molto da lavorare, però credo che sia un'icona importante italiana che porta avanti un messaggio. E come madre, com'era? Tanto grazie per essere stata invitata qua, grazie al pubblico che è presente. Come mamma un po' distratta, mettiamola così, fondamentalmente con l'idea di essere una brava mamma, con l'ideale di essere una brava mamma, e forse per i primi anni ci è anche riuscita un pochettino. Ma forse appunto, come diceva lei, il ruolo della donna allora era molto diverso, quindi lei aveva anche delle buone idee rispetto ai figli, pensava di seguire il metodo Montessori, avrebbe voluto far fare danza a me, fare un altro sport a mia sorella. Di fatto però poi queste sue ambizioni, chiamiamole così, per quell'epoca forse lo erano anche, chi lo sa, si scontravano poi col fatto che o non c'erano abbastanza soldi o comunque il papà non era di questo stesso avviso. Sì, io penso che una domanda che occorra fare sia quella di tipo proprio diretto, sulla poesia. In quale misura una figlia vede la figura della madre come poeta, come poetessa in questo caso, e non solamente come madre? Finché ero piccola ovviamente non la vedevo assolutamente come poetessa, mi rendevo conto che scriveva perché c'era gente che veniva da noi, c'erano personaggi importanti, lei aveva vinto un premio quando io avevo sei anni, quindi ero consapevole, per quel minimo di consapevolezza che può avere un bambino. Crescendo la sua fama, cioè c'è stato un periodo di fermo in cui lei ha sempre scritto, però non era più così al centro dell'attenzione come prima. Però lei è rimasta sempre molto centrata sulla poesia, sullo scrivere e sul riprendere terreno e ripubblicare. A me ha sempre dato fastidio, perché la vivevo come una cosa che la allontanava. Molto consapevole, una donna che ha sempre risposto, ogni volta che gli hanno fatto una domanda, lei aveva sempre subito la risposta pronta, sapeva già cosa dire, quindi una persona molto solida. E lei si è descritta, una cosa che mi ha colpito, in questo modo, aveva detto che lei era come un uomo forte ma con tutte le debolezze di una donna appassionata. E quindi volevo sapere se lei come figlia, questa descrizione anche in casa torna, se lei era così, così solida. Io la chiamavo il boss. Allora, lei era una donna molto forte, era un uomo in gonnella per certe cose. Era un po' amava dirigere. Però era una donna forse debole appunto a livello emotivo, perché molto appassionata. Sì, il boss. E poi lei era molto consapevole di se stessa, ha ragione, molto consapevole. Era molto consapevole e soprattutto credeva molto in se stessa. Lei, quando capitava che si litigava, che io le dicevo qualcosa che non le andava bene, diceva, cosa mi faceva molto incazzare, mi diceva: ricordati che stai parlando al primo poeta d'Italia. quindi questo credo che questa sia la risposta, no? Impronte.
Si affacciano su ogni volto le impronte dell'amore a quel tempo. E ora che le osservo dalla lente dei ricordi, tratteggio i loro lineamenti, uno schizzo di pura verità, il movimento disarmato delle palpebre, delle mani, del petto. Io dipingo lentamente, assaporando ogni rimpianto. Eleonora raccontò che con quest'uomo c'era una specie di telepatia reciproca. Sin da subito bastava uno sguardo tra loro per capirsi al volo. Si isolarono da tutti perché sentivano che la coppia bastava a se stessa. Lui la guardava con rapita ammirazione e le diceva continuamente che era l'unica donna con la quale poteva stabilire una vera sintonia, un'intesa quasi sovrumana. Dopo i primi mesi però il partner iniziò a manifestare delle crisi nervose che imputava al timore di perdere la sua vena creativa e di non riuscire più a scrivere. Aveva frequenti crisi di panico, insonnia, ipocondria. Si chiudeva in casa per il timore di contrarre qualche malattia. Riusciva a trovare sollievo solo se stava vicino a Eleonora. Chiedeva la sua presenza costante. Appariva fragile e bisognoso di accudimento incondizionato. Eleonora arrivò in quel periodo a chiedere diverse volte giorni di permesso sul lavoro per non lasciarlo solo. Passavano intere serate a guardare la TV. Lui le ripeteva che lei era la sua salvezza. Eleonora provava un'intensa gratificazione nel sentirsi così speciale per quest'uomo e così indispensabile. Spesso pensava che lei e quest'uomo fossero due esseri superiori che avrebbero potuto vivere per sempre nella nicchia sicura che si erano creati, lontano dal frastuono della stupidità umana. Ma senza che Eleonora se ne rendesse conto, questo senso di gemellarità grandiosa iniziava ad alternarsi con un senso sordo di costrizione e sovraccarico di fronte alle continue richieste di soccorso emotivo e vicinanza dell'altro. Eleonora sentiva di avere il pesante obbligo di salvare quest'uomo. Realizzato proprio per la passione, ragione e passione su Alda Merino, un bel cortometraggio su di lei, è particolare perché parla della figura e poi spiega alcuni, diciamo, fratti. Diciamo che ho cercato in 7 minuti di mettere le cose che mi avevano più colpito della biografia di Alda Merino, quindi cioè la poesia, il fatto che lei regalasse le sue poesie al posto dei soldi per pagare, la sua amicizia con il Barbone, che titano insomma, che è diventato poi famoso insomma in qualche modo, e il fatto che, vabbè, che fumasse, non so, tutte le cose che mi avevano colpito di più, ho cercato di condensarle e...